Benedica a tutti, oggi parliamo di pasta. Posso già che vi ho l'occasione di Ramuscia, che si in Palermo una poco di anni a Reri, per creare il suo servizio sopra la storia della pasta e un romanzo alla voce di Lumersale. Vediamo un semola. Stabilire un nasciò la pasta e ecco l'inventò è opera impossibile. Una cosa però si può dire con certezza. Lo più antico documento scritto onde si parla di pasta è lo libro Lo diletto per cui desia firriare lo monno, detto più semplicemente libro di Ruggero perché con lo scrisse, lo geografo arabo Aligisi, lo scrisse per lo re di Sicilia Ruggero II. Lo libro, dello 1154, è scritto in arabo e solo una quarantina d'anni in arrere si traduce da parte che ne interessa e che parla della pasta. Si può leggere che a ponente dei termini si trova un abitato di nome Altarbià, incantevole e demura, risolente, d'acque perenni che fanno muovere tante moline. La Trabea aveva un chiano e vaste podere, onde si fabbrica un sacco di igea, pasta tagliata a strisci, tanto di potere ne esportare un neghè, specialmente in Calabria e altri paesi di musulmani e di cristiani, che se ne spediscono tantissime cariche di navi. L'ultimo fine di settimana dello mese passato si tenne in Palermo una interessante mostra sopra la pasta, in occasione della presentazione dello libro dello scrittore terminese Nunzio Russo, La voce dello maresciale, un libro di successo che già arrivava alla sua quarta edizione. Nunzio Russo discende tanto della banna paterna che di chiedda materna d'importante famiglie di Vermicidare e lo suo romanzo conta la affascinante storia proprio di una famiglia siciliana di industriali della pasta. L'autore ne spiega simpaticamente, in due parole, lo suo libro, a cominciare da quale fu l'ispirazione che lo portò a scriverlo. Pensavo a me nonno. E chi sono qua? E allora ho deciso di dare voce a tutti i suoi racconti. E venne fuori la voce del maestrale. Il protagonista, Musumeci, un barone, fu ammazzato dalla mafia, ma suo nepote resistì e ha fatto del maestrale una voce, anzi un grido. Il grido di un popolo che conquista la libertà. La trama di sul romanzo si incizza tra storie d'amore e tante altre cose, non solo pasta. Como, puruidda simpaticamente, ne vose spiare la professoressa Francesca Caronna, che presentò lo libro. Ma quale pasta e pastifici, che ci sono una serie di fuitine, bellissime, vecchie lanne, picciutteri, maritati, schetti. Tanti amori naturali, dicessero le psicologi. Io invece dico fuetina all'antica. Perché tutti sono innamorati dell'amore, ma dell'amore vero. Chiedo che lega tutti e chiedo che nessuno, nessuno possa avvertire. Perché l'amore è amore, non è brodo di cicere. Dopo aver parlato della più antica testimonianza scritta sopra la pasta, ora passiamo a vedere qual era un documento scritto di carta più antico d'Europa. Non tutti lo sanno, si trova in Palermo. Vediamo un semolo a suo breve servizio. La carta la inventarono i cinesi qualche secolo prima della venuta di Cristo. Solo con la conquista dell'arabe la carta arrivava in Europa, specialmente in Spagna e in Sicilia, onde prima si usavano solo lo papiro e lo parcimeno. Il viaggiatore arabo Ibn Afkal visitò Palermo in tal 972 e ne conta che vette nella capitale di Sicilia la carta, ma non sapevamo se aveva stato fabbricata in Sicilia o importata. Fatto sta che il documento di carta più antico esistente in Europa è siciliano e si trova in tal archivo di Stato di sta citate. Si tratta di una leccia bilingue, in arabo e greco, che la dell'Asia del Vasto, terza moglie di Ruggero I e madre di Ruggero II, scrisse nel 1109 per ordinare alle vice comite della terra di Castro Giovanni di proteggere il monastero di San Filippo di Demenna. Per scrivere questa leccia si usava la carta e non lo parcimeno, perché non si tratta di documento solenne. Tanto i documenti più importanti, infatti, si scrivevano solo un capo a parcimeni. Chiudiamo questa puntata, l'ultima del 2014,
con la sua fatina tipica novena natalizia siciliana. Buon Natale e felice anno nuovo a tutti. Ne vediamo un talo 2015.